Non dormire è come avere la febbre. Raga, ma sto andato. Lasciate like e iscrivetevi al canale se avete un profilo Instagram. What up, raga? Come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Siamo tornati in quelle challenge fighe che ci metto un botto a fare, quindi già mi sono rotto le palle di farla. Più che altro già lo so che alla fine di questo video sarò morto, se ci arrivo. Vabbè, già l'avete visto dal titolo, quindi evito di far suspense, cose così. Questo video è una challenge sul riuscire a restare svegli, quindi a non dormire per 72 ore. Lo so? È tipo impossibile. In realtà ho cercato su internet e ho visto che alcune persone ci sono riuscite. Fra 3 giorni alle 10 del mattino avrò finito questa challenge. Prepariamo il caffè che già lo so mi servirà per questi 3 giorni. Caffè pronto, biscotti. E regà, come penso avrete già capito, in questo video ci saranno tantissimi tagli perché 3 giorni di riprese non l'ho mai fatto vedere in un video. Già messo a posto tutto, io intanto mi metto a giocare un po' a Fortnite. Ci sta Rumble? Ecco. Ah, pronto. Sto giocando da... Ho rotto il joystick, non ci posso credere, tra un po' muore. Sto giocando da un paio d'ore ormai. E regà, ho perse tutte, sono veramente una pippa a Fortnite. Sai che adesso mi metto a guardare un po' di Netflix. Non vi dico la serie che mi voglio guardare perché, regà, se provo a dire una serie me la spoilerate tutti, perciò non dico niente. Regà, ormai è pomeriggio tardi e io sto per uscire. Adesso esco con gli amici, però ovviamente non è che mi porto la telecamera in giro quando esco con amici così che non fanno video né niente. E tra l'altro, non ve l'ho detto, ma prima la maglietta che avevo addosso era il mio pigiama. Ci vediamo dopo. I'm back. Raga, sto stanchissimo. Ve lo dico, già è sera, ho cenato fuori, sono tornato a casa. Adesso penso mi farò una doccia. Doccia fatta, io penso adesso mi asciugo anche se fa caldissimo, raga, è sera, ma fa un botto caldo. E mi sa mi rimetto a giocare a Fortnite perché ho abbastanza voglia. Ho anche voglia di dormire, ma non posso. Perciò Fortnite. Ho appena finito di giocare, è notte. Sono tipo le 2. Aspetta, non controllo. Ecco, sono le 2:37. Non ce la faccio più, ve lo giuro, ho giocato per troppo. E mi è anche venuta fame, perciò vado a prendere qualcosa da mangiare e poi mi vedo qualcosa su Netflix, penso. Qualcosa di lungo su Netflix. Eccoci qua. Non ci crederete mai, ho finito Lost. È mattina. Io, raga, sto morendo. Cioè, oh cazzo. Non so come farò, ve lo giuro. C'ho i brividi, ho freddo, anche se fa caldo. Oddio, raga, sono le 8:30 e mi sto per prendere un altro caffè. Cioè, praticamente, ah, non ve l'ho detto, anche stanotte ne ho preso uno perché stavo morendo. In realtà, in questo esatto momento non sono nemmeno troppo stanco e non so perché. Allora, programma di oggi, penso che tra poco uscirò. Pranzo fuori, poi torno, vabbè. Ovviamente, di nuovo, non vi porto dietro e lo so, dovrei farvi vedere tutto quanto. Però, raga, i miei amici che non fanno YouTube non gliene può fregare di meno, cioè, non mi va che gli vlog in faccia e cose così. Fatto sta. Mi sono già dimenticato quello che dovevo dire. Complimenti a me, bravo. Mi sa che non dormire dà dei problemi alla memoria. Ve lo giuro, mi sono dimenticato così quello che dovevo dire. Ma comunque, dicevo, esco. Vabbè, poi ci rivediamo anche quando torno. Bella. Oh, guess who is back? Ragazzi, non avevo visto i miei capelli. Sono appena tornato, sono le 18. E wow, ve lo giuro, è davvero, davvero strano. Cioè, ci sono dei momenti in cui non capisco niente. Mi fisso sul nulla e vorrei solo dormire. Guardate. Faccio una cosa, guardate intorno agli occhi come sono rosso. E vorrei solo dormire, raga. Vorrei mettermi così. L'errore più grande della mia vita è stato fare questa cosa. Perché ora non mi rialzerò mai più. Oh mio Dio, la cosa più faticosa che abbia mai fatto. Aggiornamento. Basta sti capelli. Non ci posso. Oh mio Dio, questi sono veramente brutti, Aspettate. Vabbè, dai, accettatevi, raga. Comunque, aggiornamento delle 23. Comunque, dicevo, ho scoperto che non posso assolutamente mettermi sul letto a vedere le cose perché stavo veramente per addormentarmi. Cioè, avevo gli occhi chiusi, non riuscivo a riaprirli. Perciò adesso scendo e continuo a guardarmelo da seduto. Cioè, sarà la cosa più scomoda del mondo perché l'unica cosa che voglio adesso è dormire sdraiato. Ma non posso. Tra l'altro, una cosa stranissima. Vabbè, me l'aspettavo in realtà. C'ho le gambe che mi fanno proprio male. Cioè, tipo le ossa mi fanno male. Sia le gambe che le braccia. Raga, sono le 4. Parlo piano di nuovo perché, cioè, non posso far casino, se no sveglio tutti. Fatto sta che sto a buona parte della serie che mi stavo vedendo. Cioè, non ci avrei mai pensato. Anche perché dura poco. Già vi sto dicendo troppo, Non voglio. Per favore, raga, non mi spoilerate le cose. Ma perché? So che sono fisso sempre su questo punto. L'avrò già detto almeno 3 volte in questo video, ma. Ehi, mi sta molto a cuore questa cosa. Fatto sta che mi sono veramente rotto le palle di guardare le serie e volevo mettermi tipo o a studiare o a editare qualcosa perché dovrei farlo, ma non ce la faccio, cioè ve lo giuro, sono proprio stanco. Non. Aiuto. Me sa? Mi vado a prendere un caffè. Già, andiamo. Alla salute, raga.
Questa cosa mi ucciderà. Ah, non ho manco le forze di alzarlo. Giuro che pesa tanto, quindi è difficile da alzare. Quasi 48 ore, raga. 48 ore svegli. Però abbiamo di gran lunga superato la metà. Fra 24 ore, non ancora, perché in realtà sono le 9, quindi fra 25 ore, avete visto, so anche fare i calcoli, raga. Sarà tutto finito, fra 25 ore posso andare a dormire e non muoio. Fatto sta che adesso rifaccio colazione con un altro caffè. Fatto sta, volevo dirvi le mie sensazioni, perché sono davvero stranissime. Cioè, stranissime. Più che altro ho notato, ho difficoltà a mettere a fuoco. Cioè, è molto più lento il mettere a fuoco le cose. Tipo adesso, per vedere se ero a fuoco nella telecamera. Che trip, eh. Io non penso che faccia bene questa cosa, raga, non la fate. Seconda cosa, la mia voce ogni tanto sbalza come lo schifo. E non so, cioè so perché, perché non dormo da un botto. E la cosa brutta, raga, è che oggi io devo di nuovo uscire per andare a fare le foto. Ah, terza cosa, ho le articolazioni andate, cioè mi fanno... So che avrete presente questa sensazione, perché mi è successo tante altre volte. Tipo quando ho la febbre succede, no? Che ti senti tutte le articolazioni distrutte. Ecco, esatto, anche la schiena. Ah, l'avete sentita scrocchiare. Raga, scusate le condizioni della stanza. Lo so che è messa davvero male, eh. Però, cioè, se avessi un minimo di energie metterei anche a posto. Ma non c'è... Madonna, ma è veramente messa male, eh. Persino Oliver non sta a capire niente. Se ne guarda, vuole solo andarsene. Vai, Oliver, tranquillo. Una cosa molto strana che vi devo dire. Questo sembra tipo un documentario, raga. Mo gli scienziati si mettono a studiarlo per vedere gli effetti del non dormire per tanto. Ho mangiato, sono le 3, e la cosa incredibile è che sono meno stanco, cioè è come se, non dico come se avessi dormito, ma sono meno stanco, cioè è come se avessi non dormito per meno tempo. Mi sento come tipo come quando uno torna a casa di sera stanchissimo, ecco quello. E lo so, uno dice, allora sei stanco, però prima ero molto peggio, prima non capivo niente. Invece adesso, vi ricordate, ho detto non riuscivo a mettere bene a fuoco? Adesso sì, non so perché, forse mangiare mi ha ridato vita. Anche se, manco avevo fame. Ecco, una cosa che non se n'è ancora andata è il fatto che non ho fame. Ah, una cosa, raga, vi volevo dire. Tra un po', fra 2 orette, devo uscire per andare a fare le foto con Simone. Che è un mio amico, vabbè, quello che fa le foto al vlog team. Avrete già visto lo scorso video che era, non so, oddio, non so se ci sarò riuscito, spero di sì. Che è regalare 500 euro. Oddio, raga, non so manco parlare. Lo vedete? Che palle, non devo fare queste cose. Che è regalare 500 euro a un mio fan. Ecco, sarebbe lui. Perché lui, prima di diventare mio amico, era mio fan. Vabbè, avrete già visto il video scorso. Se non l'avete visto, vedetelo perché è figo. Non l'ho ancora registrato in realtà, non so com'è. Però, se è uscito, è figo, ve lo giuro. Ok, raga, allora mi sono beccato con Simone. Uè. Yeah. Non potete capire, io sto morendo. Ormai sono, è tipo, non so nemmeno quante ore che non sto dormendo. Ce la faccio più, ve lo giuro. E in metro mi è successa una cosa stranissima. Stavo seduto in metro e non riuscivo, tipo, mi calavano gli occhi, sentivo la musica e morivo. Ovunque vai, il Mac c'è. Bene, raga, si muove tutto, non lo sapevo, vabbè. C'è ancora Simone dietro. E raga, non so quale dei vlog uscirà prima, ma penso uscirà prima quello che ho registrato tempo fa, che è regalare 500 euro a un mio fan. Mamma mia, raga, che fissa. Vedo lui, a me no. Io mo so povero. Abbiamo appena fatto la scena. Scusate se prima, tipo nel vlog, non ho potuto accennare che praticamente stavo girando questo video qua dei soldi. Ma perché lui non lo sapeva. Infatti eri molto ovviamente. Vago. Okay. Non stavo a capire niente. Non so come faccio a essere in piedi vivo. Come avete visto, tra l'altro ho pure riacceso il faretto e non capisco niente. C'ho la voce. La voce. Mm-hmm. Segnate tutte le volte che sbaglio a parlare. Ma giuro che è colpa del sonno stavolta. Per fare le foto, raga, per nascondere le occhiaie abbiamo dovuto fare un casino. Cioè, madonna, guardate. Oddio, raga, ma sto andato. Cioè, c'erano delle foto che poi ho visto e si vedono proprio le occhiaie tipo così, capito, no? Fate lo screen, mettete su Insta, a caso. Lo so che sto di cose a caso, raga, ma ormai siamo amici intimi. Penso che non ho mai fatto un video in cui stavo in queste condizioni. 6 del mattino, come avete visto, è giorno di nuovo. E non ho il pigiama, raga, perché ho realizzato una cosa. Che senso ha mettermi il pigiama se non devo dormire? Cioè, l'ho realizzato l'ultima notte. Forse mi rende più intelligente non dormire. Fatto sta che mancano 4 ore, meno 4. Io tutto quello che vorrei fare adesso è soltanto dormire, ma... Cioè, c'ho una confusione in testa. Non capisco. Non posso dirlo, se no mi censurano tutto. Raga, avete presente quando avete la febbre? E non è che avete le voci in testa, nel senso avete tutta confusione mentale, cioè non capite niente. Non riuscite a concentrarvi, non riuscite a fare niente. Ecco, è esattamente... Non dormire è come avere la febbre. O forse ho la febbre, non l'ho nemmeno misurata, magari ce l'ho. Fatto sta che manca davvero poco e non vedo l'ora. Cioè, scoccano le 10 e io già dormo. Raga, sono
Le 10, ce l'abbiamo fatta. Guardate chi c'è con noi. Oliver! Vorrei accarezzarti, ma non ho le forze di arrivare lì. Come avete visto, ho il pigiama perché sono salito sul letto e adesso dormo. Ok, Oliver, dormi con me. Spero fosse un sì quello. Ho fatto anche una live su Instagram tipo 2 ore fa e vi ho spoilerato il video. Io spero che nessuno che l'abbia visto me lo copi, perché sto soffrendo tantissimo. È vero, Micio? Oliver, è vero o no? Rispondi! Sa che anche Oliver ha un po' di problemi, eh? Vabbè, regà, per oggi è tutto. Per favore, 25.000 like per questo video, perché io ci ho rimesso la vita. Cioè, sto per morire. Oliver, fai piano. Mamma mia, regà, i capelli, vabbè, lasciamo stare. Comunque, appunto, 25.000 like, per favore. A proposito di live su Instagram, lasciate like e iscrivetevi al canale se avete un profilo Instagram. Questo l'ho detto a voce più alta perché lo metto nella intro e vai. E vabbè, noi ci vediamo nel prossimo video. Goodbye and enjoy, apprezzate lo sforzo, io sono morto. Scusate se magari ci sono stati troppi tagli, cose varie, ma ehi, dovevo farle. E niente raga, ci vediamo. Non so quando uscirà questo video, non so niente. Non so quando ci vediamo. Ricordatevi che i video escono il martedì, giovedì e sabato. Goodbye and enjoy.